Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi è una giornata importante, non tanto per il calciomercato della Juve, quanto più mia per me personalmente, perché questo è ufficialmente il primo video che posso fare insieme a Nala, anche se non è qui fisicamente, perché ovviamente è ancora una cucciola, c'era Gu che è anche un po' spaventato. Vi ho messo le foto di Nala su alcuni social, quindi se ancora non l'avete fatto, questo è il momento giusto per seguirmi su Instagram, dato che siamo prossimi ai 100.000 anche su Instagram, e sarebbe sicuramente un bel traguardo. Su Instagram ho due traguardi, i 100.000 follower e la spunta blu. Vediamo quale dei due arriverà prima, anche se molto probabilmente i 100.000, forse anche i 110, i 120, perché la spunta blu non è così facile da raggiungere. E sempre su Instagram ho messo anche appunto il video spammino di Nala e Ragù che si incontrano per la prima volta. Ma cerchiamo di andare un po' oltre queste cose, che ripeto sono puramente appartenenti alla mia sfera personale. Parliamo di Juve perché abbiamo due novità. Tanto la prima mi fa un po' ridere perché abbiamo letto in queste ultime ore che, dato, vi metto anche il trafiletto di Gazzetta, dato che il tempo stringe e la Juventus aspetta questa sentenza UEFA, l'anno di stop dovrebbe arrivare entro la metà di luglio. Aggiungo, si dice, addirittura si mormora che non dovesse arrivare in tempo questa sentenza UEFA che la Juventus sta aspettando entro metà luglio, e siamo al 6 di luglio, quindi insomma diciamo che non c'è così tanto tempo ancora a disposizione. Allora eventualmente l'anno di stop potrebbe arrivare l'anno successivo. Cioè, mettiamoci un attimo nell'ordine delle idee che magari quest'anno la Conference te la giochi perché non c'è tempo per decidere, poi se l'anno prossimo arrivi in Champions sai cosa c'è, ti diamo un anno di stop. Sentenza UEFA basata ancora su cose che non si capisce perché, non si sa di cosa si voglia discutere. Io spero che questa cosa non sia verificata. Spero che questa cosa, questa ennesima, uso il termine porcata perché non me ne vengono altre, possa non concretizzarsi. Perché mi sembra veramente che si stia un attimo esagerando. Se la Juventus deve essere esclusa dalle coppe UEFA, fate sta sentenza e ufficializzatelo adesso, non quando vi pare, non con la coppa che vi pare. In questo momento la Juventus partecipa alla Conference. La volete togliere la Conference? Toglietela adesso. Volete toglierla per 2 anni perché ci sono le motivazioni per, e poi ne discuteremo in sede? Va bene, toglietela per 2 anni, però adesso. Non fateci fare un campionato in cui non si sa se va in Champions, se non va in Champions, se va in UEFA, se non va in UEFA, se va in Conference, se non va in Conference, perché è già stato rovinato dal punto di vista sportivo un campionato, quello appena concluso. Vediamo di non buttare in vacca anche il prossimo, perché poi pensar male a volte si fa peccato, però spesso ci si azzecca anche. Ieri c'è stata anche l'ufficializzazione del calendario di Serie A. La Juventus inizierà il 20 di agosto in trasferta contro l'Udinese. Che cosa vi viene in mente? Beh, a me viene in mente che è stata la prima partita dell'Allegri Bis, è stata l'ultima partita giocata in questo momento sempre dell'Allegri Bis, sempre Udinese-Juventus. La prima è iniziata con quel 3-5-2 strano in cui venivano panchinati sia Chiesa che Ronaldo. Fa un po' ridere pensare a questa cosa, e se per Ronaldo c'erano delle motivazioni logiche legate al mercato, per Chiesa c'erano probabilmente delle motivazioni tattiche, che tornano anche in questo momento qua, ma questo è il video in cui andremo a discutere un po' di questa cosa. Devo dire la verità, mi sono guardato il calendario, ora partendo dal presupposto che secondo me i calendari hanno poca valenza, nel senso che devi giocare contro tutta l'andata e contro tutto il ritorno, l'ordine non è importante. Però stavo guardando, mi sembra un calendario abbastanza facile fino ad ottobre, poi ad ottobre inizia a diventare pesante Atalanta, Derby e Milan una dietro l'altra, e invece molto tosto il ritorno, soprattutto marzo e aprile. A marzo hai il Napoli il 3 di marzo, l'Atalanta il 10 di marzo, il Genoa il 17 di marzo, la Lazio il 30 di marzo, ad aprile il 7 di aprile la Fiorentina, il 14 è il Torino, il 21 è il Cagliari, il 28 è il Milan, per poi passare a Roma il 5 maggio, che è una data che ovviamente il tifoso juventino ricorda con affetto, però marzo, aprile e inizio maggio sono veramente toste, poi chiudi un po' più morbido con Salernitana, Bologna e Monza, però poi bisogna vedere se la lotta retrocessione sarà aperta o chiusa, perché sappiamo sempre che certe squadre trovano motivazioni di un certo tipo. Ora, quest'anno non abbiamo la Champions a cercare di aumentare il grado di difficoltà in quei mesi lì, però questo è, ed è un calendario che, ripeto, secondo me è molto morbido all'andata, nelle prime battute, i primi 2 mesi dell'andata sono abbastanza tranquilli, e quindi la mia richiesta è questa, dato che negli ultimi anni siamo sempre partiti non male di più, ecco,
ragazzi, cerchiamo di partire bene adesso, perché abbiamo 2 mesi morbidi. Se iniziamo male questi 2 mesi, poi arriva il terzo mese che è tosto e ci arriva la mazzata tra capo e collo, e non ne abbiamo assolutamente bisogno. Partiamo da questo presupposto. Ieri vi ho portato un video in cui vi parlavo degli ipotetici difensori centrale di piede mancino, o comunque che potevano giocare a sinistra in una difesa 3 o in una difesa 4, con ovviamente il focus di riferimento sulla difesa 3. Sono arrivati un miliardo, un fantastiliardo di commenti, che erano già arrivati anche su Instagram, con: ma perché la difesa 3? Ma basta la difesa 3, non ne posso più della difesa 3, dobbiamo giocare a 4. Attenzione, parla uno dei più grandi odiatori seriali della difesa 3. A me sinceramente non piace, a me piace decisamente di più la difesa 4. A me piace giocare con 4 esterni, che possono essere i 2 bassi e i 2 alti, che possa essere 4-2-3-1, 4-3-3, non importa, però secondo me quelli sono i 2 moduli di riferimento. Se mai dovessi un giorno nella mia vita diventare allenatore, ovviamente partirei da quei 2 moduli di riferimento. Forse un po' di più il 4-2-3-1, perché secondo me l'uomo tra le linee rimane un grande pregio, anche se sta un po' scomparendo al calcio moderno. Però a me il giocatore tra le linee, nel tridente dietro la punta, piace, e non poco. Però c'è un però: dobbiamo ragionare su quella che è la Juve di oggi, quelle che sono le valutazioni di mercato e quelle che sono le idee di Max Allegri, perché gira che ti rigira, dobbiamo ovviamente ragionare su come sarà la Juve, provando a immedesimarci in Allegri. E Allegri che cosa ci dice? Che storicamente ha sempre usato o la difesa 3 con il 3-5-2, raramente il 3-4-3 o 3-4-2-1, che dir si voglia, e quando invece ha giocato con la difesa 4, quindi il più delle volte in carriera, quindi Allegri ha usato sia la difesa 3, ma solitamente più la difesa 4, ha giocato o con il 4-4-2 o 4-4-1-1, che secondo me rende molto più l'idea di come vengono utilizzate le posizioni di Allegri, o con il 4-3-1-2, con il rombo. Partendo dal presupposto che non credo che si giocherà col rombo, perché con la difesa 4 vai a mettere in difficoltà Bremer e Kostic, che non troverebbero spazio nel 4-3-1-2. Metteresti in difficoltà pure Chiesa, dovresti utilizzare un trequartista che in questo momento in rosa non hai, a meno che tu non voglia inventarti Pogba o Miretti o Fagioli, però non sai bene come funzionerà questa cosa, e dovresti mettere 2 attaccanti. In questo momento hai Vlahovic, Ken e Milik, e basta. Quindi poi dovresti addirittura andare sul mercato, a meno che tu non voglia davvero utilizzare Chiesa in quella posizione, ma secondo me è una porcata incredibile. Il 4-3-3 non è stato così tanto utilizzato da Allegri storicamente. Io mi ricordo il 4-3-3 con Allegri a Madrid, quando stiamo dando il 3-0 al Real, però poi il gol di Cristiano Ronaldo su rigore, su fallo di Benatia su Lucas Vázquez, annulla tutto. Lì abbiamo giocato 4-3-3, ma perché Dybala era squalificato dall'andata. E bene o male il 4-3-3 Allegri in quegli anni lì l'ha utilizzato sempre solo quando Dybala non era disponibile, era squalificato o era in panchina, perché con la presenza di Dybala si giocava 4-2-3-1 o 4-4-1-1, come vi dicevo prima. 4-3-3 l'ha utilizzato per una breve parte di stagione l'anno di Ronaldo, l'ultimo anno appunto di Allegri, Allegri 1.0, con Bernardeschi a destra, con Ronaldo a sinistra e con Mandzukic punta di riferimento. Poi Bernardeschi è uscito da quelle rotazioni, è entrato Dybala, si giocava con Dybala come trequartista nel 4-3-1-2 con Mandzukic e Ronaldo davanti. Quindi bisogna anche fare riferimento ai giocatori che si hanno, perché Allegri ragiona così. È ovvio che uno potrebbe dire: io farei così, io farei il 4-3-3, anch'io lo farei. Partendo da questo presupposto, anch'io lo farei. Però Allegri è l'allenatore della Juventus, e Allegri ragiona in un certo modo, e dato che è l'ottavo anno che iniziamo con Allegri in panchina, abbiamo bene o male un po' capito come ragiona. Quindi io vorrei partire da questo presupposto e vorrei cercare di ragionare insieme a voi come potrebbero essere le Juventus dell'anno prossimo con la difesa 4, con quelli che sono oggi giocatori in rosa, che non significa che non possano esserci novità, modifiche, ingressi, cessioni che vanno un po' a ribaltare tutta la situazione. E quindi cambiamo schermata e arriviamo a questo, che è lo scheletro del 4-3-3. Voglio partire un po' da lontano,
voglio partire da quella che è la tesi di laurea di Allegri. La tesi d'allenatore. Allegri ha fatto la tesi proprio su la difesa a 4 e i centrocampi a 3 a vertice basso, come il 4-3-3, e a vertice alto. Quindi partiamo da questo presupposto. Il 4-3-3 deve avere i quattro difensori in linea, due terzini destri, cioè un terzino destro, un terzino sinistro, i due centrali, tre centrocampisti, un esterno sinistro, un esterno destro, un attaccante e un portiere. Queste sono le figure di riferimento. Se vuoi fare il 4-2-3-1, 4-4-1-1, 4-4-2, chiamatelo come volete, c'è una modifica sola, e cioè questo giocatore che faceva il mediano davanti alla difesa, lo schermo davanti alla difesa, dico mediano perché Allegri in quella posizione lì spesso e volentieri ha voluto un giocatore con quelle caratteristiche, anche a Locatelli ha chiesto nelle ultime due stagioni di fare un gioco più difensivo piuttosto che di impostazione, banalmente si alza e si forma questa disposizione tattica. Che cosa cambia? Bene o male niente, perché l'attacco è lo stesso, la difesa è la stessa. Da tre centrocampisti passiamo a due centrocampisti più un giocatore ibrido, che può essere un altro centrocampista, come vi dicevo, magari Miretti, magari Pogba, magari Fagioli, un giocatore più bravo tra le linee, può essere. Oppure una seconda punta, che può essere un trequartista, quindi un fantasista, una seconda punta vera e propria, quindi o Dybala o Milik per intenderci, o banalmente nella testa di Allegri questo può essere anche un attaccante. Perché abbiamo visto comunque che quando si gioca col 4-4-2, questo può essere Ken con Vlahovic, Milik con Vlahovic, Chiesa con Vlahovic o con Milik o con Ken. Quindi nella testa di Allegri, questo giocatore che gioca un po' più tra le linee che l'anno scorso è stato Di Maria, o è un centrocampista con della qualità di un certo tipo, o è una seconda punta, o un attaccante a cui è chiesto di giocare un po' più indietro tra le linee. Questo è un po' la disposizione. E Allegri in realtà piace difendere 4-4-1-1, perché questa è un po' la chiave di volta, secondo me, nel ragionamento. Ora, cerchiamo di capire un po' come è fatta la difesa della Juve al momento. Queste sono due difese che giocano contro. La titolare in basso, e quindi Danilo a sinistra, Guea a destra, Bremer e Gatti centrali, e poi vi spiegherò perché questa disposizione qua, perché Danilo a sinistra e Guea a destra. E poi ci sono i giocatori che sono già della Juventus, e quindi Alessandro, Pellegrini e Frabotta, che sono i terzini sinistri, dove secondo me ci saranno almeno due cessioni, se non tre. Magari esce pure Alessandro, vediamo che cosa farà Giuntoli, come decideranno di lavorare. Rugani, che è uno dei centrali, insieme a Bonucci, insieme a De Winter, di rientro dal prestito. E a destra ritornerà Cambiaso, c'è De Sciglio, De Sciglio ne avrà praticamente per tutto l'anno per via dell'infortunio, e quindi non è da contare. Io immagino che in quella posizione lì la Juventus voglia tutelarsi, magari cercando un giocatore come Parisi, anche se ovviamente stiamo parlando della fascia destra, e quindi Parisi andrebbe poi sulla sinistra, e lì bisognerà capire che cosa fare, e che ne so, magari uno tra Danilo e Guea gioca, l'altro no, però lì dopo sono informazioni. Però capite bene che se vogliamo cercare di metterci un po' a posto, allora a sinistra due o tre cessioni, se vogliamo giocare con la difesa 4, quindi Pellegrini e Frabotta escono, se esce pure Alessandro molto bene, se entra Parisi bene o male, a sinistra abbiamo Danilo e Parisi, anche se Danilo viene visualizzato solo come terzino di sinistra in questo caso, e a destra abbiamo Weah più Cambiaso, e vediamo se ci sarà la necessità di prendere un terzo terzino che possa fare un po' il jolly tra destra e sinistra, anche se quello è lo stesso Cambiaso perché è ambidestro, può giocare su entrambe le corsie. Quindi vedete che c'è abbondanza di nomi, però ci sono ragioni fisiche come De Sciglio, ragioni qualitative come magari Frabotta, ragioni di mercato come Pellegrini e ragioni anagrafiche come Alessandro o Bonucci, di giocatori che o non dovranno essere contatti o dovranno essere ceduti. Io provo a mostrarvi questo 4-3-3. Perché questo 4-3-3 in particolare? Intanto perché ho cercato di utilizzare questi 11 giocatori qua. Quindi ricordatevi questi 11 giocatori, perché secondo me, nella testa di Allegri, se oggi dovesse scegliere di giocare 4-3-3, andrebbe in campo con questi. Andrebbe in campo con questi. Li avete visualizzati? Benissimo. Ora provo a farvi vedere il 4-2-3-1 o 4-4-1-1, che dir si voglia. Sono gli stessi 11 giocatori. Ma perché in queste posizioni, direte voi? Provo a farvelo vedere prima da qua. Ricordate, no, quegli schemini che vi facevo vedere prima? Non dimenticatevi che Allegri, con la difesa a 3, quindi col 3-5-2, difende 5-3-1-1
e quindi semplicemente abbassa i due esterni, va a formare la difesa 5, i tre centrocampisti rimangono lì, si abbassa la seconda punta e viene lasciata da sola la punta là davanti, poi possiamo immaginare che magicamente Allegri abbia deciso di rivoluzionare il suo modo di difendere, però tutte le volte che abbiamo giocato con il 3-5-2 quella era la fase di non possesso, se non sempre al 99%. Ripeto, nessuno ci vieta di fare un volo di fantasia e dire no, guarda, da quest'anno se gioca col 3-5-2 non difende 5-3-1-1. Possiamo farlo, però è molto più probabile che ci stiamo sbagliando e che Allegri andrà avanti con quella che è sempre stata la sua idea. Quando invece difende con la difesa 4, Allegri difende con il 4-4-2 o se vogliamo 4-4-1-1, perché lascia sempre quel giocatore tra le linee in disturbo sul primo portatore di palla avversario, che non significa in pressing, significa in disturbo, che sono due cose diverse. Quindi questo 4-3-3 in fase di non possesso diventerebbe così, con Chiesa che si accentra e viene a formarsi esattamente la stessa formazione. Quindi potete dirmi 4-3-3 o 4-2-3-1, ma nella testa di Massimiliano Allegri non importa tanto come attaccano, ma come difendono, perché come difendono c'è questa struttura abbastanza ordinata, come attaccano a seconda del momento vanno, a seconda di dove devono andare vanno, a seconda di come sono anche un po' girati, se vogliamo, vanno, perché Allegri lascia molta libertà in fase di impostazione, in fase di possesso palla, in fase di ripartenza, e questo abbiamo visto essere stato un grosso limite nelle due stagioni che abbiamo passato, e comunque una delle parti della fortuna con cui la Juventus ha conquistato quello che ha conquistato nell'Allegri 1.0. Però abbiamo visto che questa squadra molto probabilmente ha necessità di qualcosa di più, e quel qualcosa di più questa squadra l'aveva trovata nella difesa 3. E allora vi spiego perché li ho messi giù così, perché Bremer a sinistra nella difesa 4 già fa fatica, però questa non è una difesa 4, ragazzi, questa non è una difesa 4, perché basta semplicemente spostare i giocatori ed ecco che si riforma la difesa 3. Quando si parla di Massimiliano Allegri, i moduli sono sempre dei concetti abbastanza strani, perché Allegri magari passa in 5 minuti e decide di cambiare completamente il piano gara. Capitato mille e più volte di vedere la Juve partire con il 3-5-2, che ne so, d'accordo, 3-5-2, poi non andava bene una cosa e allora gli si diceva allora mettetevi a 4, e si faceva un cambio. Anche l'anno scorso abbiamo visto alcune partite con Fagioli che giocava esterno, a destra, e magari finisce così. Mi è capitato addirittura di vederlo una partita che ho in testa particolarmente, quella con la Fiorentina dove giochiamo col tridente, ora faremo un po' fatica, immaginatevi Fagioli come Di Maria, eravamo partiti con il 3-4-3, ripeto, questo è Di Maria, e che cosa era successo? Vedendo che non andava come voleva, vedendo che la fase non possesso non era qualitativa come voleva, ci siamo messi in questo modo, Chiesa e Kostic si pestavano i piedi a vicenda e Chiesa veniva a fare praticamente la mezzala, perché in quel momento della partita c'era necessità di un giocatore lì, e piuttosto che fare un cambio, Chiesa molte volte era lì. E questo secondo me è uno dei motivi per cui poi è stato accantonato il 3-4-3, 3-4-2-1 che dir si voglia, perché aveva molta più volontà Allegri di avere un giocatore in più a centrocampo che permettesse a Locatelli di fare schermo e permettesse di fare densità qua, per non lasciare troppi giocatori avanti in fase di non possesso, perché Allegri difende con 10, anche se sono praticamente sempre 11 giocatori dietro la linea del pallone, ed è per questo che la Juventus si schiaccia spesso e volentieri. Quindi queste sono le mie considerazioni sul perché secondo me si ripartirà da un concetto di difesa a 3 principalmente, sia per i motivi che vi dicevo prima di come è formata la Juventus e di quelle che dovrebbero essere poi le necessità di andare a attuare sul mercato, e banalmente lo dico, è molto più comodo e molto più pigro ripartire dalla difesa 3, non c'è la necessità di investire così tanto nei terzini, e se si vuole Parisi si prende se parte Ealing Junior, che sono cose folli perché non fanno lo stesso ruolo, non hanno le stesse caratteristiche, ma nel 3-5-2 giocherebbero nella stessa posizione e quindi tanto chi se ne frega, però non credo che sia questo il modo di ragionare, poi mia umile opinione, i miei 2 centesimi, però come potete vedere
ad Allegri che sia difesa 3, che sia difesa 4, importa poco, perché tanto basta un piccolissimo cambio e per lui tutto torna come era prima, perché sinceramente ad Allegri di giocare con Fagioli esterno non importa, basti pensare a quello che è stato Rabiot nella prima stagione dell'Allegri bis, e cioè un esterno a sinistra nel centrocampo storto, basti pensare come era stato utilizzato McKennie lì, per una ragione tattica secondo me, perché McKennie quando andava a prendere quel pallone crossato sul palo opposto era molto bravo di testa e riusciva a trovare delle reti. Nella prima stagione dell'Allegri 2.0 abbiamo visto questa soluzione anche in Supercoppa Italiana contro l'Inter, dove McKennie tra l'altro fa gol. Però ripeto, io capisco nei commenti la gente che mi dice ma io la difesa 3, io sono il primo, man, difesa 3 non piace, preferisco la difesa 4. E anche quando diciamo ma io giocherei così, però quello è un altro discorso. Io potrei anche mettermi qui e dirvi va bene, facciamo un video in cui vi dico giochiamo 4-3-3, Chiesa da una parte, Vlahovic in mezzo, andiamo sul mercato e prendiamo un giocatore, quello che volete voi, non lo so, mettetemelo voi, destra, sinistra, secondo dove volete, Chiesa al centrocampo, ci metto Milinkovic, Savic, Pogba e Rabiot. In difesa andiamo a prendere 50 milioni la porte, 30 milioni la porte, quello che volete. Sinistra andiamo a prendere il terzino istituto che volete voi e giochiamo 4-3-3 così. Però questa non è la realtà purtroppo. E questo non è nemmeno il modo di ragionare di Allegri. Perché, ripeto, tutte le volte che abbiamo giocato 4-3-3 con Allegri in panchina è stato o per necessità di giocatori chiave che non erano disponibili, e quindi delle due aggiungo un centrocampista in più, o anche l'anno scorso che era stato fatto un mercato per giocare principalmente col 4-3-3, ammissione dello stesso Allegri, tra l'altro, ai microfoni, all'intervista di Sconcerti. 4-3-3 quante volte l'abbiamo visto? Quasi mai. Questa rosa è strutturata per giocare 4-3-3? L'anno scorso era stato fatto il mercato per quella roba lì, poi Danilo e Alessandro si sono trovati meglio a 3. Terzini, tolti Danilo e Alessandro, non ce n'erano. UEA sostituisce semplicemente Cuadrado, quindi o sul mercato fai 3 cessioni, 4 cessioni in difesa e ti prendi due terzini come Dio comanda, Parisi più un altro, o io la vedo molto molto complicata. Se aggiungiamo poi il fatto che nella testa di Allegri cambia il giusto che sia difesa 3 difesa 4, secondo me, poi sono sempre i miei 2 centesimi, si ripartirà così. Però dato che a noi piace anche sognare, andare un po' avanti con l'immaginazione, vi dico, come ho fatto il video ieri dei difensori centrali, vorrò portarvi anche il video in cui parliamo dei terzini sinistri, ok? Quindi andremo, o terzini in generale, terzini destri, sinistri, dei terzini che la Juventus potrebbe andare a acquistare sul mercato, esattamente lo stesso format di ieri. Fatemi sapere se siete interessati qui sotto nei commenti, fatemi sapere se vi ho convinto con questa analisi qui sotto nei commenti, e fatemi sapere secondo voi come poi la Juventus andrà ad organizzare la prossima stagione.